Di nuovo insieme la seconda parte di Buongiorno con noi in questo martedì 13 maggio 2014. Continuiamo a guardare i giornali e analizzare le notizie, questa volta che arrivano dalla Versilia. E allora la prima pagina del Tirreno di Viareggio, che è dedicata ad un'inchiesta, così possiamo definirla, sul mercato delle automobili. L'automobile si è fermata, le vendite sono dimezzate, questo è il titolo dell'articolo firmato da Gianni Parrini. In Versilia si stima che dal 2007 a oggi si siano persi 4.000 nuovi acquirenti. Anche gli eco incentivi del governo non sono serviti, soldi esauriti in 3 giorni. Pensate, insomma. E c'è questa tabella sulle immatricolazioni: siamo passati dalle 33.000 del 2007 alle 17.000 del 2013, a dimostrazione appunto che gli acquisti sono dimezzati. E poi a pagina 3 invece si parla di una situazione davvero difficile all'INPS, code senza fine. C'è chi chiama la polizia dopo una lunga attesa, un uomo chiede l'intervento delle forze dell'ordine, poi raccoglie le firme dei presenti perché un solo dipendente allo sportello. Il fatto è accaduto appunto all'INPS di Viareggio. Dopo le proteste arrivano al bancone un'altra dipendente, anche responsabile dalla sede regionale dell'ente, fanno sapere che c'è stato un guasto ad una stampante. Resta però appunto il problema della situazione che ieri ha messo in difficoltà molte persone. Nella pagina di Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema si parla, visto che siamo alla vigilia della stagione estiva, della rivolta contro gli abusivi che vendono sulle spiagge. Le categorie economiche di Forte dei Marmi chiedono provvedimenti al comune, controlli maggiori non solo sugli ambulanti, ma anche su chi compra. Questo l'invito. E poi, a proposito degli abusivi, una task force dei vigili per mandare via dei parcheggiatori. La notizia appunto arriva da Forte dei Marmi, dove appunto c'è questa task force per evitare che ci siano delle persone che, come dire, infastidiscono le persone, i cittadini che vogliono parcheggiare l'auto negli stalli di sosta. A proposito però della Versilia, ieri la notizia di cronaca di una rapina. Vediamo allora il servizio che è stato curato ieri sera da Roy Lepore. Vediamo. Nel pomeriggio un bandito solitario armato di pistola travisata al volto da una mascherina di tipo sanitario ha messo a segno una rapina alla filiale della Cassa di Risparmio di Lucca sul viale Marconi a Torre del Lago, che non è la prima volta che viene presa di mira dai malviventi. L'uomo di età sui 30-35 anni, accento italiano, senza inflessioni dialettali particolari, con in pugno una pistola è entrato in banca attraverso una finestra laterale che era aperta. Una volta all'interno della banca ha intimato ai due impiegati di farsi consegnare il denaro, circa 7.000 euro, e poi è fuggito, probabilmente atteso da un complice. Pare che si siano allontanati a bordo di una Panda. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torre del Lago e del nucleo radiomobile della compagnia di Viareggio. Parlavamo prima di stabilimenti balneari e della richiesta di maggiori controlli in Versilia contro i venditori abusivi. Ieri c'è stato un confronto sulla Bolkestein, la famosa direttiva che metterebbe all'asta le concessioni demaniali, questo confronto che si è svolto a Viareggio. Ebbene, c'è il dietro front sulla Bolkestein, e i grillini si spaccano. Di Maio e Ruocco, che sono i parlamentari appunto grillini, hanno detto i bagni sono fuori dalla direttiva. Esulta la categoria, ma una parte degli attivisti del movimento contesta i suoi rappresentanti. Luigi Di Maio è il vicepresidente della Camera, la senatrice Carla Ruocco è vicepresidente della Commissione Finanze. Sostanzialmente hanno detto che secondo loro, secondo quanto hanno studiato, le concessioni demaniali sarebbero fuori dalla Bolkestein, la direttiva non si può applicare. Diciamo che questa versione ha spaccato i grillini perché da sempre i grillini versiliesi e non solo, in generale contestano i balneari, perché hanno sfruttato un bene della collettività che secondo loro dovrebbe tornare ad essere davvero pubblico, e dunque per questo appunto c'è stata una spaccatura inaspettata all'interno del movimento.
Andiamo a vedere un po' le prime pagine nazionali, cominciamo da Repubblica. Così la cupola controllava i manager, si parla sempre di quello che sta accadendo per l'Expo, le ammissioni degli arrestati, li coccolavamo come belle donne, queste sono appunto ammissioni degli arrestati, e Scajola intanto è caccia ai soldi di Matacena. Questa è un'altra vicenda, ma che in questi giorni si sta intrecciando per motivi appunto di cronaca con quella degli Expo. E poi a Lampedusa, migranti, tragedia in mare, 200 dispersi, sono già stati recuperati 17 cadaveri, però appunto ci sono ancora 200 dispersi dopo che un barcone con oltre 400 persone è affondato. Intanto il Premier Renzi che dice l'Unione Europea lascia morire i bambini, questa è la dichiarazione molto forte da parte del Premier. E poi ancora a tenere banco in queste ore la vicenda delle giovani rapite in Nigeria, quella paura negli occhi delle ragazze rapite, il video ricatto dei terroristi islamici di Boko Haram. Ieri, grazie all'impudenza dei loro persecutori, si legge in questo articolo di Adriano Sofri, le abbiamo viste le nostre ragazze rapite, rivestite e velate al gusto di quelli con gli occhi sbarrati dallo spavento, addestrate a pregare con le palme aperte, ma non abbastanza da simulare un solo sorriso. Insomma, in questo video sembrerebbe, perché insomma il condizionale è d'obbligo, che queste ragazze si siano convertite all'Islam. Andiamo anche all'interno di Repubblica, vediamo questa pagina dedicata alla politica. Ovviamente a Firenze si andrà al voto dopo anche l'incarico a Matteo Renzi al governo. La sfida di Grillo nella città del Premier, il delfino di Renzi insidiato da due donne contro il reggente Nardella, corrono l'outsider Scaletti e la 5 Stelle Amato che punta al ballottaggio. Appunto i candidati sono Dario Nardella del PD, vice sindaco a Firenze con Matteo Renzi, dunque davvero quello che è considerato il vero successore del Premier, e poi Miriam Amato che corre per il 5 Stelle, e poi Cristina Scaletti, ex consigliere al Comune e Regione, dopo le esperienze con Di Pietro e Tabacci, adesso corre a capo di tre liste civiche. Cristina Scaletti appunto ex assessore regionale. Apriamo adesso un'altra parentesi legata però alla cronaca locale. Parliamo di una iniziativa che si terrà al carcere di San Giorgio, una iniziativa che è stata presentata ieri, uno show che sarà condotto da Fabrizio, Dio l'aiuti. Ieri appunto, come vi dicevo, la presentazione. Andiamo a vedere. Uno spettacolo per i detenuti del San Giorgio. Martedì 13 maggio nella casa circondariale di Lucca andrà in scena Intervista al cervello show, uno spettacolo di e con Fabrizio Dio l'aiuti, realizzato con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro scritto da Dio l'aiuti e dal professor Ubaldo Bonuccelli, ordinario di neurologia all'Università di Pisa, che spiega come funziona il cervello, come si potenzia e come si mantiene in efficienza. Spiegazioni che possono risultare preziosissime per chi sta attraversando un periodo di detenzione in carcere. Perché quando uno purtroppo attraversa un periodo come quello della detenzione, una delle poche cose che può usare è il cervello. Allora noi andiamo lì per portare una parola di speranza, perché qualsiasi partenza o ripartenza nasce prima di tutto dal cervello. D'accordo anche il direttore della casa circondariale di Lucca, Francesco Ruello. In condizioni di, appunto, come citavo, di disagio come quelle appunto dei detenuti, sicuramente quelle che sono le risorse mentali, le risorse intellettuali sono quelle che più possono essere appunto utilizzate per stimolare viaggi che nessuna costrizione della libertà può appunto comprimere, che sono appunto i viaggi mentali, i viaggi intellettuali. A proposito delle notizie che arrivano da Lucca, diamo uno sguardo ai principali siti di informazione che si occupano di Lucca e provincia. Cominciamo dalla Gazzetta di Lucca, che apre a proposito del caso Vietira, di cui già abbiamo parlato in precedenza con diversi articoli di giornale. C'è un'intervista, la classica intervista fuori un po' dagli schemi che Gazzetta di Lucca ci propone
spesso nessuno tocchi Talita. Queste polemiche sulla presentazione del libro di Friedman mi hanno profondamente offesa. Parla un'altra vittima della stampa, ovvero Talita Ciancarella, 28 anni, titolare della libreria Lucca Libri, perché in effetti poi in questa querelle politica, ormai possiamo definirla così, poi ci vanno, come dire, di mezzo anche delle persone che lavorano. Vediamo anche lo schermo.it, giallo sul comunicato Circoli PD di Lucca pro sindaco, PD Sant'Anna e Lucca Est prendono le distanze, Giannini che dice firmato solo da PD Lucca Sud e Centro Storico, dunque all'interno del Partito Democratico di Lucca, insomma, la situazione non sembra poi così chiara, racconta lo schermo. C'è la notizia di Lucca Comics, confermati i vertici, approvato il bilancio inattivo, poi ancora la questione Friedman con Fazzi, Fava e Buchignani che chiedono la mozione di sfiducia per Ilaria Vietina, ma poi vorrei arrivare a questa notizia, elezioni a Castelnuovo, candidati a confronto in diretta su Noi TV, live tweeting dello schermo con l'hashtag Occhio al Sindaco. Vi ricordo appunto che questa sera a partire dalle 21.15 in diretta su Noi TV, ma anche in diretta su Twitter con lo schermo.it, andrà in scena un altro confronto elettorale organizzato da Noi TV e dallo schermo, appunto a Castelnuovo si terrà al Teatro Alfieri. Sul palco ci saranno i candidati a sindaco, ve le ricordo, Gaddo Gaddi, Andrea Tagliasacchi e Loris Nari. Chiudiamo con questo appuntamento la seconda parte di Buongiorno con Noi, rimanete in nostra compagnia, perché poi ci aspetta una terza parte ancora con le notizie che arrivano dai quotidiani e poi alle 9.15 il collegamento in diretta con la scuola media Carlo Piaggia per parlare di bullismo. A fra poco.